Buonasera a tutti, grazie alle Scuderie del Quirinale e a Matteo Franconi per la presentazione. Comincio io per dare un po' un'idea del contesto da cui si parte. Genova è una città abbastanza conosciuta, abbastanza importante, ma forse il suo passato non è particolarmente noto. Non è particolarmente noto perché non è una delle città che ha fatto la storia d'Italia nei termini di grandi battaglie, grandi episodi, grandi vicende e di conseguenza passa un pochettino in sottordine laddove finora almeno, fino a tempi almeno molto recenti, storia a scuola si studiava appunto attraverso grandi condottieri, grandi eserciti e ribadisco, grandi battaglie. La storia di Genova passa per vicende completamente diverse da quelle di questo tipo di storia, però per esempio è protagonista della storia economica europea. Non so se sapete che per la Spagna, e non è una citazione casuale, il secolo che va grosso modo dal 1525 al 1625 in spagnolo è chiamato il secolo dei genovesi, perché in quel secolo la finanza della Spagna, che è una importante nazione europea, ma che a quella data era la più importante nazione europea, perché come diceva Carlo V, sul suo regno non tramontava mai il sole, andando dalle Americhe fino alle Fiandre, il Regno di Napoli, il Ducato di Milano. E di tutto questo, appunto, i cordoni della borsa lo stringevano i genovesi. Per non sembrare troppo di parte, essendo genovese di nascita, devo ammettere che in spagnolo, se si cerca sui grandi dizionari della lingua, il termine genovese al terzo o quarto significato è strozzino, che Non è il appunto è massimo, sì. indicativo, appunto, in generale, però, nella fama popolare, chiunque ha molti soldi e soprattutto chiunque li presta passa per strozzino. Comincerei adesso, visto che le immagini della mostra le avete già viste, comincerei con le immagini nel mio PowerPoint. Devo schiacciare io. Ecco. Questa veduta di Genova data al 1616, quindi è del tutto coeva all'inizio della mostra. Ed è significativo, non è l'unica città di mare che viene rappresentata dal mare, però è molto significativo che il punto di vista sia a volo d'uccello dal mare. Perché di fatto fino ai tempi moderni Genova la si raggiungeva dal mare, quindi era un punto di vista privilegiato, mentre chi arrivava dal nord, attraverso gli Appennini, aveva una percezione della città molto particolare, perché la città è stretta fra la costa e la montagna. Questo determina nel passato una vocazione navale inevitabile, grande tradizione commerciale nel Medioevo, ma a far cambiare un po' tutto è una vicenda che coinvolge da un lato il personaggio più importante del mondo, Carlo V, poi ho già citato, e dall'altra un signore privato, Andrea Doria, che molti anche a Genova credono sia stato doge di Genova. No, Andrea Doria non ha avuto alcuna carica politica effettiva, ma nell'epoca in cui esistevano in Italia diversi capitani di ventura che mettevano gli eserciti che loro pagavano a disposizione dei sovrani italiani, Andrea Doria rapidamente passa da questo tipo di attività a un'attività invece più eccezionale per l'epoca, ovvero fa il capitano di ventura ma per mare, non ha cavalleria come avevano per esempio i Gonzaga, ma navi da guerra.
A quella data è una cosa eccezionale e diventa l'ago della bilancia della politica italiana del tempo, cioè nel momento in cui Carlo V lo attira nella sua orbita, determina la vittoria della Spagna sulla Francia nel momento delle guerre d'Italia e sarà questa la principale conseguenza per cui, come ho citato prima, il Ducato di Milano, il Regno di Napoli, il Regno di Sicilia passano definitivamente sotto l'influenza, sotto il dominio spagnolo. Il contratto, il termine tecnico è la condotta che Carlo V stringe con Andreotti, è un contratto privato fra il sovrano e quello che potremmo chiamare un armatore privato, un armatore però di flotta da guerra, non di flotta navale. Prevede 10 punti. Alcuni riguardano personalmente Andrea Doria, ve ne cito uno perché mi ha sempre divertito. Andrea Doria vorrebbe Gaeta come feudo. Gaeta è il porto che è la chiave del Tirreno meridionale, quindi è una richiesta molto. E la risposta dell'imperatore è abbastanza divertente, ve la cito in italiano. Gaeta è in mano a un feudatario talmente fedele che non gliela posso togliere solo perché la chiede Andrea Doria. E quindi gli darà poi il feudo di Melfi col titolo di principe. Melfi voleva dire grano in quantità, perché Melfi è in Puglia, quindi Basilicata veramente va, insomma, confine con la Puglia. Ma il primo punto, la prima condizione che Andrea Doria chiede a Carlo V è che Genova sia libera. Quindi è questa la maniera in cui Genova, in quel momento, mentre buona parte d'Italia cade sotto il dominio spagnolo, mantiene, ovviamente è una libertà sotto condizioni, cioè è nell'orbita spagnola, ma questa scelta fa sì, da un lato la libertà di Genova, dall'altra il rapporto privilegiato con la Spagna, che i banchieri e i finanzieri genovesi riescano a entrare a gestire tutta la finanza dello Stato spagnolo. Sinteticamente, per tenere tanti territori in mezza Europa ci volevano molti eserciti. Tutte le truppe vanno pagate ogni 10 giorni, il soldo lo si riceveva ogni 10 giorni, quindi ci voleva una quantità di denaro colossale da parte della Spagna per tenere, tra l'altro in alcune parti, per esempio le Fiandre, rapidamente scoppiano le guerre di religione, quindi bisogna mantenere eserciti in quantità, ma anche tenere sotto il dominio spagnolo sia lo Stato di Milano che il Regno di Napoli che il Regno di Sicilia richiede presenza di truppe. I genovesi garantiscono al sovrano spagnolo la circolazione del denaro, in realtà facendone circolare pochissimo, fanno circolare dei pezzi di carta che si chiamano lettere di cambio e che 2 volte l'anno si incontrano in luoghi in generale o della Franca Contea che era sotto il dominio spagnolo, o poi a Piacenza o nel territorio della Repubblica e si scambiano questi pezzi di carta. Non gira l'argento, ma girano i pezzi di carta. È molto meno rischioso far girare i pezzi di carta. È la logica paragonata al moderno degli assegni, no? E sapete anche che le banche non fanno circolare denaro, ma si scambiano gli assegni ai momenti. È esattamente questa logica. La quantità di denaro che arriva a Genova per garantire questi servizi e per i prestiti che fanno, la riassumo in due modi. Un dato pratico, 1629, il 75% dell'argento che arriva in Europa dalle Americhe, dalle miniere americane, finisce a Genova in pagamento dei debiti che gli spagnoli hanno nei confronti del 75%. E non è che l'anno prima fosse zero, l'anno prima era magari soltanto il 64%. Ecco. Ma poi a riassumere il tutto una satirica poesia di Francisco de Quevedo, che tradotta in italiano suona: il denaro è un signore potente, nasce onorato nelle Indie,
viene a morire in Spagna, ma è a Genova che viene seppellito. Tutto questo denaro però non viene seppellito, ma in una logica che aveva già inaugurato Andrea Doria nel Cinquecento, viene almeno in parte investito in promozione dell'immagine. Un genovese del primo Seicento non sapeva che cos'era la promozione dell'immagine, l'immagine è un'espressione moderna che abbiamo creato noi, ma sapevano perfettamente come si fa la promozione dell'immagine. E per spiegarci nel contemporaneo, vi ricordate negli anni 60 cosa faceva una banca di un minimo di prestigio? Si sceglieva una sede in un edificio prestigioso, acquistava opere d'arte, magari pubblicava libri, ecco, questo all'inizio del Seicento era meno consueto pubblicare libri. Questa stessa identica logica i genovesi di inizio Seicento e anche di fine Cinquecento lo facevano già. Acquistano grandi palazzi, ne fanno costruire grandi palazzi, scelgono opere d'arte e lo scelgono con la stessa logica delle banche. È da un lato una forma di prestigio e dall'altro una diversificazione degli investimenti di capitali. Cioè si comprano quadri che si potranno rivendere senza nulla perderci, anzi magari guadagnandoci. Da tutto questo appunto Genova deriva quel titolo di superba. Devo andare avanti così? No, devo andare avanti così? Ecco. Quel titolo di superba che gli aveva già dato Petrarca venendo a Genova nel 300 e che abbiamo scelto poi nella forma con la crasi fra superba e barocco, che è diventato super barocco, superba barocco, e tale appare ai viaggiatori che vengono a Genova, cioè una città importante, superba per i suoi palazzi, superba per le sue ricchezze, superba per la vita che vi si conduce. Un elemento caratteristico di Genova, che in questo il barocco riguarda tutta l'Italia, una parte d'Europa, ma tutta l'Italia, poi parlarne a Roma diventa particolarmente impegnativo perché Roma è giustamente considerata la capitale del barocco. Ma per spiegare il barocco a Genova questa frase è utile perché differenzia moltissimo cos'è Genova agli inizi del Seicento rispetto al resto degli stati assoluti dell'Europa del tempo. È una frase di una sorta di guida d'Italia del 1615 che, come vedete, dice God, è scritto da un fiammingo, da quanto risulta, quindi non è di God è il tesoro di libertà e si governa Repubblica. Di tale forma di governo tutto lo Stato suo è contento, stante che chi gli ubbidisce ha la vita, l'onore e la roba salvi. Dove il primo concetto è la libertà è fondamentale, cosa che negli Stati assoluti non c'è, e la libertà vuol dire che un finanziere investe come vuole e non deve rendere conto a nessuno delle scelte che fa. E l'altra cosa, tutto sommato ancora molto moderna, l'osservanza delle leggi fornisce le garanzie. Il re Sole poteva sequestrare il patrimonio di un suo suddito senza dover dar conto a nessuno di quello che faceva. A Genova c'è questa garanzia, come c'è d'altronde anche a Venezia, non faccio un primato. Però su questi elementi si fonda appunto questa situazione del tutto particolare. E ho voluto mettere il tratto di Andrea Doria perché, come vi ho appena detto, è da lui che dipende molto della vita genovese di fine 5 e primo 600, ma in realtà poi in tutto questo contesto si inserisce un personaggio meno importante dal punto di vista politico, anzi quasi nullo dal punto di vista politico, ma fondamentale per la storia dell'arte a Genova, che è Giovancarlo Doria. Lo stesso cognome, lontanissima parentela, ma proprio lontanissima, lontanissima, cioè lo stipite comune fra Andrea Doria e Giovancarlo Doria risaliva al 300, cioè 200 anni, 250 anni prima.
di chi i vostri antenati erano parenti 250 anni fa, credo che ben pochi lo possano sapere. Quindi quello che esisteva senza dubbio è il concetto di gens. La famiglia Doria nel suo insieme aveva sì uno certo qual spirito di corpo complessivo, ma le scelte che fa Giovancarlo non hanno nulla a che fare con le scelte che aveva fatto prima Andrea. Giovancarlo Doria è figlio cadetto, ha molti soldi e si appassiona all'arte, vedendola proprio come una forma di promozione dell'immagine. E promozione dell'immagine maggiore che farsi fare il ritratto da Rubens. In un quadro come questo, vi potrà sembrare strano, ma rientra il concetto della libertà di cui ho parlato prima, gode il tesoro di libertà. Perché in uno stato assoluto, il ritratto a cavallo è una prerogativa del sovrano. Il modello era, l'archetipo ancora era il Marco Aurelio di Piazza del Campidoglio, quindi siccome era un imperatore a cavallo si faceva ritrarre Carlo V piuttosto. A Genova non c'è il sovrano, quindi facendosi ritrarre a cavallo Giocarlo Doria, che è cavaliere dell'Ordine di San Giacomo, quindi ha un'onorificenza cavalleresca e come tale gli consente di usare il cavallo nel senso letterale del termine, però non fa ombra a nessuno, non c'è un sovrano che si possa adontare perché un suo suddito si fa ritrarre in una maniera più importante di altri. Tenete conto, fra l'altro, che con una logica ben studiata, il potere a Genova era diviso fra circa 300 famiglie, che non sono poche, ma non sono neppure un'enormità. E nella riforma voluta da Andrea Doria, il dogato è biennale, quindi ogni 2 anni c'è un doge nuovo. Prima o poi a ogni famiglia gli capita un doge, e questo è un modo per, come dire, gestire le cose senza troppo antagonismo, senza troppa concorrenza. L'immagine attraverso il cavallo rampante che lo rende quindi quanto mai al centro dell'attenzione, ma soprattutto lui è al centro dell'attenzione perché ha una passione quasi patologica per la pittura, dico patologica perché mette insieme nell'arco di poi poco più di 20 anni, perché è morto giovane, è morto a 49 anni, quindi in circa 20 anni mette insieme 700 dipinti, avendo, secondo gli inventari, tutti i grandi maestri del passato, del suo passato ben inteso, Mantegna piuttosto che Raffaello, ma soprattutto, e questi, mentre i quadri di Mantegna e Raffaello non sappiamo più quali erano, quindi si potrebbe perfino dubitare delle attribuzioni degli inventari, per tutto ciò che è la pittura moderna, del suo tempo intendo dire, ha quasi tutto quello che si può avere. Da Giulio Cesare Procaccini, che è una delle sue passioni, ne mette insieme quasi 60, perché lo fa lavorare, cioè, quasi si può pensare che in certi anni Giulio Cesare Procaccini tutti i quadri che ha prodotto li ha prodotti per Giovancarlo Doria. Gli altri maestri di scuola lombarda, pittori genovesi, a cominciare da Giovan Battista Paggi, che lui aiuta e protegge, anzi addirittura gli consente di creare una piccola scuola di pittura, o meglio accademia di pittura nel suo palazzo, o un nome che vi è certo noto come Bernardo Strozzi, che addirittura protegge, perché Strozzi era un frate cappuccino con la passione per la pittura, ma essere pittore e essere cappuccino a quella data non era così agile e facile. Sicché Strozzi chiede e ottiene di lavorare fuori del convento proprio perché Giovancarlo Doria interviene. Si fa consigliare da un altro pittore, Luciano Borzone, negli acquisti. È caratteristico poi di questi genovesi l'avere facilmente opere d'arte provenienti dai luoghi con cui hanno o rapporti di parentela o rapporti d'affari, per cui lui aveva affari a Milano e, come vi ho detto, a tanti pittori, tanti quadri di scuola lombarda. Suo fratello maggiore, Marco Antonio Doria, meno enciclopedico, meno interessato, ma pur sempre appassionato alla pittura,
ha affari a Napoli, diventerà poi principe di Angri, e è abbastanza conosciuto perché è il committente dell'ultima opera di Caravaggio, la Sant'Orsola, il martirio di Sant'Orsola di Caravaggio, e ha poi anche altri quadri di scuola napoletana. Ma la varietà della situazione genovese fa sì che non esista nemmeno un gusto ufficiale. Quindi ciascuno acquista i quadri di una scuola pittorica piuttosto che di un'altra per puro gusto personale, magari per investimento. Ci sono anche collezionisti che, secondo me, usurpano il titolo di collezionisti, è meglio definirli proprietari di quadri, perché li comprano con una logica proprio quasi speculativa, come d'altronde tuttora ci sono collezionisti che sono in realtà solo dei proprietari di quadri. Rubens viene a Genova a fare il ritratto a Giocarlo, in realtà per gli stessi motivi che vi ho appena detto, cioè viene al seguito del Duca di Mantova, che viene a Genova a chiedere dei prestiti, perché anche il Duca di Mantova, oltre al re di Spagna, ha bisogno dei soldi dei genovesi. E conosce a Genova, Rubens conosce a Genova Niccolò Pallavicino, che è uno di questi banchieri che prestano i soldi al Duca di Mantova, e gli commissiona la pala dell'altar maggiore della chiesa del Gesù, che è la circoncisione. In mostra non abbiamo messo la circoncisione, che sarebbe stato, se vogliamo, più coerente al nostro discorso, ma bisogna ammettere che nelle mostre non sempre si riesce a mettere tutto quello che è necessario, perché, come avete visto, è il quadro sull'altar maggiore della chiesa del Gesù di Genova, e quindi toglierla sarebbe stato già problematico dal punto di vista del culto, ma per di più bisogna ammettere che dal punto di vista conservativo è un quadro meno in buone condizioni rispetto alla seconda pala che sempre la famiglia Pallavicino commissiona a Rubens, che è il Miracoli del Beato Ignazio, che appunto trionfano nella prima sala della mostra. Ed è appunto questa altra grande pala. Questa è sul transetto sinistro, quindi non impatta più, la sua assenza non impatta più di tanto entrando in chiesa. Rubens resta esterrefatto dei palazzi dei genovesi, vi avevo detto che investono anche in palazzi, perché è una situazione particolare, appunto, e Rubens lo scrive, resta così colpito che pubblica una raccolta di incisioni che illustrano i palazzi. Sia negli aspetti esteriori come la facciata, ma anche con sezioni, proprio per dar l'idea bene di come sono strutturati questi palazzi. E nella breve prefazione che mette al libro, notate, libro stampato ad Anversa con testi e titolo in italiano, questo anche a significare la cultura, non solo di Rubens, Rubens parlava correntemente cinque lingue, tutta una parte del carteggio di Rubens è in un italiano tutto sommato paragonabile a quello degli italiani dell'epoca. Ma quello che è più significativo è che nell'introduzione dice chiaramente che lui in giro per l'Europa ha visto palazzi veramente importanti, cita per esempio il palazzo Farnese a Caprarola. Cita il Lussemburgo, il Palazzo del Lussemburgo a Parigi, ma dice: ma quelli sono palazzi da sovrani. Io mi rivolgo invece a quel ceto benestante, ben inteso. Si potrebbe usare il termine borghese, ma borghese in realtà è un termine che nasce un po' dopo, quindi chiamiamolo benestante, che può avere un palazzo, come vedete, di alcuni piani e di una dimensione contenuta. Giusto, visto che siamo a Roma, sono palazzi più piccoli dei palazzi principeschi romani, di un palazzo Colonna, di un palazzo Doria Pamphili o di un palazzo Corsini. Ma quelli sono principi, appunto, mentre questi sono persone in realtà dotate di mezzi economici significativi, ma no, non a quel livello sociale. Quello che fa notare Rubens sono proprio le comodità di cui sono dotati questi palazzi, e in queste incisioni si vedono i bagni, si vedono le cucine, si vede la struttura appunto logica del palazzo. Siamo ai primi decenni del 600, la prima edizione del 1200,
volume di Rubens è pubblicata nel 1622, quindi quest'anno è l'anno centenario del volume di Rubens, ma quando Rubens viene a Genova dipinge soltanto una decina di ritratti. Allora cosa mancava ai genovesi ricchissimi del tempo? Un'immagine ufficiale valida per l'Europa. E lì capita, ma non capita per caso, capita perché sa dove sta andando a lavorare, nel 1623 Anton van Dyck, Van Dyck, si può dire in tutti i modi, io per fare la battuta dico che rispondeva sempre, comunque parlasse, anche perché è vissuto sia nel Fiandre che in Italia che in Inghilterra, quindi questa varia maniera di chiamarlo. E Van Dyck a Genova elabora una forma di immagine che da un lato soddisfa pienamente i genovesi perché li mette in una situazione, dal punto di vista della ritrattistica, paragonabile a quella dei sovrani. E non è una battuta, nel senso che al di là del fatto, vabbè, questo è il ritratto di Agostino Pallavicino che in mostra, questa veste, questa roboante veste rossa, scusate, non è quella del Doge, ma è quella degli ambasciatori della Repubblica di Genova al Pontefice. Per tradizione gli ambasciatori al Pontefice si vestivano di rosso come i Dogi, ma, precisazione legata al costume del tempo, si vestivano di rosso al di fuori delle mura cittadine. Dentro le mura non potevano vestirsi di rosso perché di rosso si vestiva solo il Doge entro le mura. È indubbio che, per esempio, forse proprio per via del colore scelto per quest'abito, ma non scelto da Van Dyck, scelto da Agostino Pallavicino, c'è un po' di retaggio della ritrattistica pontificia e cardinalizia. Van Dyck, adesso sappiamo chiaramente che arriva in Italia per prima cosa a Roma ed è soltanto una tappa successiva quella genovese. Quindi c'è anche un po' di quella influenza. Ma quello che è più straordinario, in particolare in questa coppia di ritratti pure in mostra, quelli di Anton Giulio e Paola Brignole Sale, è che sono gli unici due ritratti genovesi di Van Dyck di cui si conosca perfettamente non soltanto la storia successiva, ma perfino il pagamento dell'anticipo e il pagamento del saldo. Quindi sappiamo anche che sono intercorsi 6 mesi da quando Van Dyck ha ricevuto il primo acconto a quando poi ha consegnato i dipinti. Ma al di là di questo, vedete due ritratti di una coppia, lui a cavallo, lei in piedi. È ovvio il discorso del cavallo che vi ho fatto per Giocarlo Doria, vale anche in questo caso. Sappiamo dal pagamento che il ritratto col cavallo costa di più, perché il pittore si fa pagare anche per il cavallo, evidentemente, ma funzionava in questi termini. Non so se sapete, Guercino si faceva pagare a teste, quindi insomma, esistevano dei criteri di pagamento per le opere d'arte. Ma quello che è straordinario è che quando poi, dopo 20 anni, Van Dyck va in Inghilterra, ritrae il re e la regina esattamente in questo stesso modo. Quindi le ricette di celebrazione, perché un ritratto è essenzialmente un momento di celebrazione della persona, che Van Dyck elabora per i genovesi, diventano universali, ma non soltanto universali perché, vi ho appena detto, fa il ritratto così anche a Carlo I e alla regina Enrichetta, ma perché, se avete visto delle fotografie dell'Ottocento, la quinta con la colonna e con la seggiola arrivano fino a quella data, cioè i fotografi dell'Ottocento fanno una messa in scena che ancora discende dai modelli elaborati da Van Dyck. Ultima cosa, poi cedo la parola perché credo di star dilungandomi, nella libertà delle scelte. Questa è la Basilica di Santa Maria Assunta a Genova e, fatto abbastanza eccezionale, è una chiesa gentilizia,
cioè quella che normalmente è una cappella, i Sauli costruiscono una chiesa di cui vedete le proporzioni dai palazzi che ci sono di fianco, quindi è monumentale. Quando la costruiscono a metà 500, prendono come modello, siccome sono modesti, San Pietro nel progetto bramantesco, quella quindi a pianta quadrata. Quando nel 600 in San Pietro viene dotata del baldacchino e le quattro grandi statue nei pilastroni che reggono la cupola, i Sauli non sono da meno e quindi prevedono che all'interno della chiesa uno scultore francese, Pierre Puget, che ha lo stesso effetto dirompente che aveva avuto Rubens 50 anni prima, esegua un baldacchino analogo a quello berniniano, ma quello poi non viene fatto, ma commissionano anche le statue per i pilastroni. In particolare vi illustro il San Sebastiano perché in mostra ne vedete il bozzetto, dato che la statua è alta 5 metri e alle scuderie del Quirinale non poteva arrivare, però non si poteva non evocare un episodio di committenza. Capite bene che una famiglia, ma come tante delle altre famiglie del ceto dirigente genovese, che prende come modello San Pietro per la propria chiesa gentilizia, ha dei rapporti da un lato col denaro e dall'altra con la celebrazione di se stesso, non comuni. Ecco, questa è una, diciamo, una peculiarità che fa sì che, pur con strade del tutto autonome, il barocco genovese sia un barocco che ha delle capacità e potenzialità straordinarie, perché in quel momento, come scrive Braudel, Genova è una straordinaria città. Concludo qui, volevo raccontarvi No, concludo qui, vi lascio ora perché sennò vi porto via il tempo. Passiamo a Franco Boggero e quindi bisogna mettere Sì, mettete il suo. mi sentite sempre forte e chiaro? Mettete il mio PowerPoint e io credo che la prima cosa da dire sia questa, cioè rispondere a una domanda che mi è stata fatta: in cosa differisce di fatto la mostra delle scuderie del Quirinale da quella che non si è fatta a Washington e che è comunque documentata da uno splendido catalogo, caso assai raro di catalogo senza la mostra, mentre sono più frequenti le mostre senza catalogo. Differisce in questo senso, diciamo che alcune opere non potevano rientrare in Italia, ma poi c'erano anche altre questioni. Le scuderie Quirinale avevano richiesto chiaramente, fin dal primo momento, fin dai primi incontri, che fosse documentata, illustrata anche l'architettura della città, quindi c'è un saggio architettonico che si inserisce accanto agli altri. E poi ci sono spazi diversi alle scuderie rispetto agli spazi di Washington. Quindi abbiamo avuto la possibilità di inserire opere monumentali, veramente monumentali, enormi pale d'altare. San Sebastiano Il San Sebastiano no, è vero, però sarebbe stato un po' problematico trasportarlo, indubbiamente. Però ce ne sono delle imponenti, indubbiamente. E poi una varietà estrema di tecniche, di dimensioni e di materiali. E qui vengo a uno dei miei argomenti prediletti, che è quello dell'argenteria. Oltre ai pittori che arrivavano dalle Fiandre, a Rubens e Van Dyck, arrivano importanti argentieri da Anversa, due in particolare che si chiamano Matthäus Melein e Jo Eilbosca, erano due belgi importanti, due fiamminghi che vengono a lavorare per i genovesi. Questi oggetti, qui abbiamo un acquamanile, cioè un versatoio e un bacile, nascono per nettare le dita dei commensali, perché a tavola si mangiava soprattutto con le mani, ma poi diventano oggetti molto decorati che non si possono più usare in quel senso, mantengono solo quella forma e
e vengono decorati con scene. Addirittura si arrivava al punto di raffigurare a sbalzo su questi oggetti delle scene che venivano poi riecheggiate sugli affreschi. Ci sono casi abbastanza interessanti in questo senso. Questo è un servizio, come si diceva, versatoio e bacile, che si trova al Victoria and Albert di Londra. E raffigura un'impresa, una curiosa impresa navale di un Grimaldi che era un probabile antenato dei principi Grimaldi di Monaco, sul Po. Sgomina per il Visconte di Milano l'armata veneziana sul Po. Qui abbiamo confrontati, vale la pena di osservarli attentamente in mostra, due bacili che sono opera di Matthäus Melein. A sinistra c'è il Ratto delle Sabine e a destra la partenza di Colombo. Melein si rifà a un affresco di Luca Cambiaso, quindi del grande pittore genovese del Cinquecento, che aveva lavorato in Spagna per Filippo II ed evidentemente riesce ad attingere materiali grafici di quel tipo per realizzare il suo piatto, che si trova nel Museo Cattedralizio de Toledo, ed è la prima volta che questi due piatti, uno conservato a Toledo e l'altro a Genova alla Galleria Nazionale Vazzo Spinola, vengono confrontati, messi vicini. Io l'avevo pubblicato più volte quello di Toledo, ma non mi ero mai accorto, non avendolo mai visto direttamente, tu c'eri stato invece a vederlo, ma stava in alto, quanto fosse rilevato. Si arrivava addirittura. Cioè, non ci si limitava a sbalzare battendo su un cuscino di cuoio la lamina d'argento e poi cesellare incidendola sul verso, su quello che diventerà il fronte del pezzo, il materiale. Addirittura lo si forava e si inserivano poi sul davanti delle parti realizzate anche a fusione. Questo è un pezzo straordinario che abbiamo studiato insieme in occasione della mostra. È un pezzo di proprietà privata, un versatoio che raffigura l'inizio della distruzione del Ponte Sublicio, quindi una storia di Orazio Cocliche, e si rapportava a un piatto perduto di cui abbiamo però rinvenuto un calco che invece raffigurava la scena finale con la difesa del ponte da parte del leggendario Orazio. E qui abbiamo anche la parte, diciamo, che si svolge sul ventre del pezzo, un pezzo che si può attribuire ragionevolmente a Matthäus Melein. Qui abbiamo il grande Bernardo Strozzi che progetta per un argentiere un grande piatto che si trova oggi a Los Angeles, al Getty Museum di Los Angeles, e che raffigura la storia di Antonio e Cleopatra nella parte centrale, nel quello che si chiama l'ombelico del bacile, c'è proprio il suicidio di Cleopatra. E è un olio su tela che oggi sta ad Oxford, alla Smolian di Oxford, mentre vi dicevo il piattone che è transitato per Genova e che non potrà rientrare per motivi su cui non mi dilungo in Italia. È opera di un argentiere fiammingo. Troviamo un argento, un bel versatoio anche nel celeberrimo dipinto di Strozzi che raffigura la cuoca, più che una cuoca, forse è una sguazzera, ed è un'allegoria dei quattro elementi al tempo stesso. I fiamminghi arrivano a Genova con la proposta di nuovi temi, di nuovi soggetti, quindi scene di mercato, dispense, scene di genere, paesaggi. Il pittore lì a sinistra, Giacomo Leggi, è originario evidentemente della città di Liegi. Il capolavoro a destra, la dispensa,
è riferito a un genovese che ormai ha informato la cultura fiamminga che è vassallo. È, dicevamo, indubbiamente il capolavoro di Vassallo, tanto bello che a forza di vederlo ci siamo chiesti, ma sarà davvero lui? Il dubbio un po' ti viene, per quanto Vassallo sia un gran bel pittore. È lui, ma... E poi tacciamo. È il capolavoro, è il capolavoro. E poi c'è questo, come definire un pittore di genere, il Grechetto, pittore genovese che se ne va a Roma viene apprezzato, mette insieme la cultura, tante culture, no? La cultura della patria, la cultura di Van Dyck e Rubens, la cultura romana di Poussin, e crea un dipinto come questo, che è di collezione privata, e che è stato restaurato proprio in occasione della mostra e che oggi si può fruire nella sua notevole bellezza. Grechetto non poteva mancare. C'è una vena naturalista nella pittura genovese. Per il barocco genovese dei dipinti che tu hai fatto scorrere un po' velocemente, quelli di Domenico Piola, di Gregorio De Ferrari, di cui magari Jonathan parlerà più a lungo, è preceduto da un momento in cui si fa un discorso di tipo più naturalistico. E questo naturalismo, chiamiamolo così, viene declinato in modo diverso ed è affascinante per quello dai diversi pittori. Questo è Luciano Brozzone, è il pittore che accompagnava Giancarlo Doria a fare i suoi acquisti a Milano. E questa scena che raffigura il banchetto di Rosmunda, bevi Rosmunda nel cranio di tuo padre, no? Quindi al boino che impone questa cosa tremenda a Rosmunda, e oltretutto deriva da una novella del Bignone Sale, no? Di Bignone Sale, una novella nella quale si dice finì per bere più lacrime che sangue. Diventa nella scena nella figura di Borzone un banchetto latamente caravaggesco dove il gesto del suonatore di liuto è quasi di educata sorpresa e dove è esibito sì il teschio di Cunegondo, il teschio del padre di Rosmunda, ma diventa una sorta di elegante reliquiario. Questa è Fiasella. Fiasella è un pittore che lavora molto a Genova perché riesce a interpretare bene le esigenze dei committenti, ma anche le esigenze governative, cioè riceve commissioni abbastanza importanti. Parte come pittore che si vuol dire romano, viene quasi per 10 anni a Roma, cerca di dirsi e di dimostrarsi caravaggesco, ma è un pittore più educato, più strutturato. Questo è un dipinto molto curioso dei musei di Strada Nuova, un dipinto quindi prestato dal Comune di Genova, che si rifà a un'incisione nel libro di emblemi del Venus, del Van Veen, quindi olandesi, ed è la raffigurazione dell'imperturbabilità di Anassarco. È il filosofo condannato ad essere schiacciato in un mortaio dal tiranno Nicocreonte, che rimane imperturbabile, giochicchia con una bilancia perché nulla può turbare l'equilibrio del vero saggio. Sono testi pittorici che prevedono committenti molto colti, che spesso hanno alle spalle un testo letterario. Qui il testo sarà stato Plutarco. Questa è una scena di grande violenza, anche questa latamente caravaggesca, ma di un caravaggismo diverso, quello di Stomer, quello dei dipinti con le morti stoiche collezionate da un banchiere genovese e soprattutto divenuto romano, Vincenzo Giustiniani. È la morte di Catone Uticense. Catone era stato sconfitto colui per il quale parteggiava, Pompeo. Quindi si trapassa il corpo con una spada, viene ricucito, ma a un certo punto dice no,
mi riapro la ferita in un estremo empito di libertà e quindi si suicida. Avevamo, questo lo posso dire forse, avevamo pensato, io ho pensato di titolare questo, la scheda sul catalogo di Washington, Suicidio di Catonio Dicense. Sono stato corretto, ci metta morte perché può indurre a cattivi pensieri, ma politicamente corretto, ma secondo me anche un po' La esagerato. correttezza, anche politica, Correttezza estrema. diciamo. Questo è Assereto, che è un pittore che ha un percorso affascinante, che lo porta nella fase finale a ricordare addirittura, ricorda un po' Caravaggio e un po' Rembrandt, per dirla in poche parole. Di questo parlerai poi più tu. A un certo punto il vero, il trionfo del barocco più libero, più decorativo, più portato ad espandersi sulle volte, nei soffitti, e ad avere un segno più libero e colori diversi, per cui si può guardare liberamente a Parmigianino per fare un salto avanti molto più ampio, più lungo, è quello di Valerio Castello. Valerio Castello è un pittore straordinario, mai abbastanza lodato, secondo noi, è considerato, che ha un po' la sfortuna di morire per le conseguenze della grande peste che affligge Genova a metà 600. È una peste del 1656-57 che riduce la popolazione a meno della metà, per cui si arriva a un certo punto, lo decide proprio il ministro della sanità di allora, no? Giambattista Raggi, quando gli dicono non troviamo più la gente che scavi le fosse, e bruciatele per strada queste persone. È comunque più igienico fare così. Valerio Castello e i suoi allievi muoiono comunque non molto dopo di lui. Ha la fortuna di incontrare io anticipo le cose che magari tu dirai dopo, Domenico Piola, che diventerà poi il manager del pieno barocco genovese. E poi ci sono invece dei rami, non dei rami secchi, ma dei percorsi che rimangono interrotti. Questo è Giulio Benso, questo è un palone d'altare enorme che sarà esposto anche con la sua monumentale cornice in mostra di Giulio Benso. Giulio Benso è un pittore che viene da un paesello del Ponente Ligure, Pieve di Teco, da un paesotto più che un paesello, un paese porticato, e sperimenta una prospettiva, soluzioni prospettiche assolutamente originali, guardando anche al passato, ma sempre col criterio di chi guarda indietro con intelligenza per sviluppare idee nuove, lo fa al punto che nel momento in cui viene chiamato dai Lomellini ad affrescare la parte absidale della Chiesa dell'Annunziata a Genova, a un certo punto gli si dice: forse è meglio che te ne torni a casa tua, cioè non ha tutta questa fortuna, eppure è un pittore straordinario, interessante, ma rappresenta una delle soluzioni, questo è anche bello dirlo, una delle soluzioni che non hanno fortuna come le avranno quelle perseguite da Piola e Gregorio De Ferrari. Ecco, Gregorio De Ferrari, il transito di Santa Scolastica rappresenta proprio il momento più efficace, più straordinario, no? Più vitale di questa cultura del barocco genovese. Cioè, se lo confrontiamo con quei dipinti naturalisti che abbiamo visto prima, anzi, lo confrontiamo perché addirittura abbiamo cercato di mettere in mostra i naturalisti e quelli del pieno barocco di fronte l'uno all'altro, gli uni agli altri. Quindi, cioè, si può fare questo confronto con una certa efficacia. Dipinti come quello di prima, Pale d'altare, proseguendo, sto cercando anche di illustrare in qualche modo il percorso della mostra, ovviamente, proseguendo al piano di sopra, lo stesso pittore, Gregorio De Ferrari, è impegnato in un quadro da stanza. Questa educazione di una giovinetta è un dipinto che si può definire appunto da stanza perché è più destinato a una dimora privata, quindi non pala d'altare. Quindi è anche bello vedere gli stessi artisti impegnati,
su registri diversi. Cose di dimensioni diverse. Nella sala della scultura, secondo noi, andava costruita mettendo insieme oggetti molto differenti per tecniche e dimensioni. Questa è una specchiera realizzata da Filippo Parodi nella Galleria Nazionale di Palazzo Spinola a Genova, dove è raffigurato il mito di Paride. Ma è possibile che al posto della signora raffigurata lì al centro, Maria Mancini, la favorita del Re Sole, ci fosse uno specchio e che quindi la dama che si dovesse specchiare lì dentro si vedesse come Venere. Venere sono io. E il gesto di Paride indica proprio lo specchio. Dal micro al macro, con grande fatica, Jonathan ha dovuto fare anche una sorta di videoclip che abbiamo mandato in paese dove supplicava: dateci questa cassa processionale. Io ho fatto varie missioni con sindaco, parroco, eccetera. Volevamo questa cassa processionale di Pieve di Teco perché andava rappresentata in mostra Anton Maria Maragliano, che è il grande scultore delle casse lignee. In Liguria c'è tuttora una tradizione fortissima di confraternite che si dice fanno ballare i Cristi e le casse, quindi vengono portate con un certo movimento saltellante durante il percorso della processione, e le casse processionali sono fatte per essere viste sui quattro lati. In questo battesimo di Cristo, il bello è, e questo, per questo lo volevamo, che sul retro ci sono dei ragazzini, quasi degli scugnizzi, che fanno il bagno nel Giordano, indifferenti rispetto alla scena, il battesimo di Cristo, che si svolge alle loro spalle. E questo è Maragliano, ma Maragliano risente moltissimo della cultura piolesca, della cultura del pieno barocco, no? Nella sua fase. Poi c'è più avanti troverete la sala dedicata alla grande decorazione, come presentare la grande decorazione attraverso i bozzetti. Questo è il bozzetto di Strozzi per un affresco distrutto, ne è conservato oggi solo un frammentino con la testa del Battista, che stava sul soffitto della chiesa di San Domenico a Genova, distrutta per erigere poi il Teatro Carlo Felice nell'Ottocento. Quindi un modelletto fortunosamente conservato. Ma ci sono anche, c'è un soffitto, una foto, una lunga foto retroilluminata del soffitto della chiesa dei Teatini di San Siro, che si confronta con i modelletti presentati da Giovan Battista Carlone, che era il pittore chiamato a illustrare la vita di San Pietro. Quindi abbiamo anche la possibilità di questo confronto, no, tra i modelletti e le scene affrescate, i cosiddetti quadri riportati in una imponente quadratura prospettica. Ovviamente questo va detto, ci sono un po' meno disegni e incisioni a Roma rispetto a quelle previste a Washington, ma abbiamo cercato comunque, grazie a te, di non perdere il filo del discorso. Ci sono alcuni progetti di pittori genovesi, questo è di Domenico Piola, per soffitti affrescati, e questi quindi non mancano. Andiamo avanti per parlare di un altro evento importante, che è il bombardamento di Luigi XIV, del Re Sole. Dopo quel fatto, Genova è ormai un po' staccata dal rapporto con la Spagna, diventa non tanto filo francese, ma soggetta agli influssi della cultura francese. Quindi abbiamo ritratti di dame come questo, e si chiude il discorso con una Madonna in argento, una statua argentea, che era stata donata al doge che aveva seguito con intelligenza i fatti del 1746, quelli di Balilla, quindi l'invasione della città da parte delle truppe austro-sarde. Al doge viene donata questa ingombrante scultura,
splendida scultura in argento che lui si affretta a girare alla cattedrale di Genova. È il perno del tesoro della cattedrale. Qui ti passo senz'altro la parola. Sì, c'era Magnasco, ma di Magnasco parlerai tu, se vuoi. Avete capito, ma voi che avete già visto la mostra, capite questa magnificenza. E dai commenti, immagini di Piero e Franco, avete capito anche la ricchezza del materiale della mostra. Abbiamo pensato che fosse chiaro che è un materiale non facile, molto, molto vario. E abbiamo pensato che fosse utile cercare di caratterizzare lo stile del barocco genovese, cioè la proposta della mostra, di tutto il progetto, è che ci sia, non soltanto che sia materiale splendido, ma che abbia una coerenza. E i miei commenti sono versati quello soprattutto, in che cosa sta questa coerenza? Come di spiegarlo meglio? Che vuol dire, è anche una chiave, la propongo in breve, una chiave di lettura alla mostra, ma a tutto questo fenomeno così ricco di un secolo e mezzo, di quanti maestri, quanti materiali, quanti stili. Infatti il mio saggio nel catalogo l'ho intitolato volutamente gli stili del barocco genovese, che non c'è un solo stile, o un stile e una coerenza in un senso molto diverso dalla coerenza di altre scuole dell'epoca e infatti fino all'epoca moderna. Già accennato da Piero e specialmente da Franco quando parla di correnti, tendenze, l'idea di una scuola, cioè che un certo punto geografico, una certa città o regione abbia uno stile, risale, proprio quel concetto, risale al momento, ai momenti nel Cinquecento in cui per la prima volta c'erano discussioni dello stile come un fenomeno a parte. Cioè a parte dei soggetti, a parte anche perfino dalle personalità, che ci fosse qualcosa ad unire gli stili, cioè la rappresentazione, le priorità della rappresentazione. E vi faccio vedere, penso che saranno familiari da tutti voi, o molti di voi, due opere che corrispondono al quel primo momento o quei primi momenti di una definizione di stile come, dico, fenomeno geografico. Bronzino, quell'allegoria strepitosa della Galleria Nazionale di Londra, a sinistra, e Tiziano, Venere con questo puto, con l'amore, che infatti appartiene alla Galleria Nazionale di Washington. A contrastare anche ai nostri occhi vediamo una differenza notevole di stile, a parte di soggetti massimamente profano, e tutte e due, profano e poi mitologico con la Venere, bronzino della scuola fiorentina, quello vantato da Vasari ed altri, ma Vasari soprattutto, di una finezza del disegno, di un'accuratezza del disegno e di una freddezza anche di espressione. Invece col Tiziano, che è il massimo, insomma, corrisponde completamente alla scuola veneziana, come veniva definita, proprio in quel momento c'è quella sensualità, c'è una larghezza nella penalatura.
c'è un carico molto, molto umano nell'espressione. Per dire questo nel primo momento, cosa vuol dire scuola? Infatti quelle tendenze stilistiche duravano almeno fino quasi all'Ottocento. Ecco, arrivando al Seicento, quest'idea che ogni situazione ha un modo o tendenze nella rappresentazione e caratteristiche stilistiche si diffondeva al punto che ogni città nelle sue scuole per addestramento degli artisti, anche nella letteratura, si caratterizzava per certi caratteristiche. Vi faccio vedere Agostino Caracci, uno dei suoi un punto di riferimento per tutta la scuola bolognese del Seicento. Infatti qua al Pinacoteca Vaticano c'è un gran domenichino che torna precisamente su questa composizione, ma parlando dello stile bolognese, cioè come caratterizzare il barocco bolognese, c'è questa plasticità, c'è una specificità nella gestualità, c'è una specie di classicismo loro, è un modo di rappresentare molto razionale, ma non radicato nell'antichità quanto quel classicismo romano. Per dire, a Bologna, e ci sono eccentrici, ci sono artisti che variano, sono defilati relativo a questo caratteristico, ma è la grande tendenza e potremo andare avanti per le altre scuole. Scuola genovese, invece, c'era una tradizione nostrana, cioè interna, dei genovesi che aveva preso forma nella seconda metà del Cinquecento, soprattutto merito di Luca Cambiaso, è portato avanti specialmente nella decorazione ad affresco fino agli anni. Affresco è la forma, avete già capito, sentito, forma per eccellenza del barocco genovese, ma di questo stile ancora molto conservatore portato avanti come in questo caso Lazzaro Tavarone, un allievo di Cambiaso. Questo è un progetto bello, splendido, importante, fatti della vita di Colombo, ma è degli anni teen del Seicento. Per dire c'è uno stile, un corrente locale, conservatore, che continua a dominare la forma che diventerà più caratteristica, più importante. Ma dove è venuto? Ma dove è venuto fuori questo? Sul serio? Potremmo anche parlarne, ma insomma, precedere quel ciclo di Tavarone di almeno un decennio, Rubens. Già quasi il pieno barocco dirompente, con una forza illusionistico, pur essendo un ritratto a tela, di una luce molto, molto movimentata, una luce caratteristica del barocco di qualsiasi scuola. E Rubens è il vero maestro, quasi l'inventore di quel tipo di luce mobile. Secondo punto di riferimento all'inizio di un corrente del barocco genovese. Altri correnti che risalgono o derivano da Vouet col suo caravaggismo attivo a Genova intorno a 620, Giulio Cesare Procaccini, soltanto gran milanese, ma di un liricismo che sa ancora del tardo manierismo, cioè un realismo che rimane un corrente per tutto il periodo, e quel liricismo sulla base di ritmi, una complicazione ritmica e un sentimento più astratto, quello rimane un corrente
nella scuola genovese come in nessun'altra scuola del barocco italiano. Avete già capito, visto? La pittura di genere che deriva dalla presenza, non soltanto presenza di opere fiamminghe a Genova, per, dalla durata del Cinquecento e andando avanti nel Sei, ma dall'attività di fiamminghi residenti stabili in città. Realismo di, avete già visto, quella sala magnifico, in questo caso una natura morta quasi pura, questa è un'altra tendenza. O Cornelis de Waal, fiammingo, infatti ospitava altri fiamminghi visitando a Genova, e lui un maestro della pittura aneddotica, di episodi interessanti, di caratterizzazione più specifica, di una bellezza anche narrativa, un'intimità narrativa. Altri correnti. O Van Dyck, torniamo a Van Dyck, importanza per questa invenzione di una tipologia del ritratto, chiaro, ma parlando dello stile o degli stili del barocco genovese, importantissimo, essenziale per un altro tipo di naturalismo, un saper non articolare per compiutezza nella rappresentazione, di specificare soltanto elementi, ma ovviamente il viso di Agostino Pallavicino, di una specificità che sarebbe quasi cinquecentesca, ma nel paneggio un'approssimazione di ciò che l'occhio rende, vedendo setta splendida con i suoi riflessi. Cioè, un modo di rappresentare che capisce o mette la priorità su una corrispondenza a come la percezione stessa funziona. Questo carattere si trova in tante situazioni del barocco italiano, ma Van Dyck è il portavoce o quello che l'ha portato e messo fra le tendenze o sempre punti di riferimento più importanti a Genova. Una varietà tale, e questo solo a specie di riassunto di questi correnti, e si potrebbe anche differenziarli con ancora più specificità. Ah, e un altro che viene solo a cavallo del Settecento, all'inizio del Sette, un classicismo che infatti in Franceschini, Marcantonio Franceschini, è bolognese. È molto seguito, molto apprezzato a Genova, anni 90 fino al primo decennio del Sette. O il ritratto alla francese, nell'opera qua di Domenico Parodi, figlio del grande scultore. Fino a questo punto, varietà di correnti e camminando per le sale della mostra, è talmente palpabile questa varietà e questi correnti. Napoli ha un buon numero di correnti diversi, una varietà che va verso quello della scuola genovese. Roma ne ha, casomai, di un numero ancora superiore, ma vi faccio vedere qualche esempio. Mi dispiace per voi in fondo, per cui questi saranno dei francobolli, ma a dare il minimo riassunto, Andrea Sacchi, di questo classicismo idealizzato, o Miel, uno dei bamboccianti, fiamminghi residenti a Roma, disposti al stesso tipo di pittura aneddotica, come De Waal a Genova. Non bisogna nominarlo, o Poussin,
o Poussin, al suo migliore Poussin, certo francese, ma della massima razionalità, è romano. Coevi, ma non è immaginabile. Interscambio fra di loro. Immaginiamo un Poussin cercando di integrare qualcosa della stravaganza di Bernini, o Miel, che cosa potrebbe avere a che fare con Sacchi, o un altro di quella tendenza classicistico. La vera distinzione, o la... ecco, la distinzione l'avete già visto, Franco l'aveva già accennato, mescolanza fra questi correnti è la cosa, per me, direi, caratterizzando lo stile del barocco genovese, è il fatto più importante e distinto in cui sta l'originalità massima di questa scuola. E per me, a parte della magnificenza, della bellezza, dell'impasto che non finisce, Strozzi, Castiglione, per me è la grande originalità e modernità di questa scuola. E la mostra l'abbiamo combinato, immaginato, per rispecchiare, non soltanto per l'eccellenza delle opere individuali, ma a rispecchiare questo tipo di mescolanza. E avete già capito, certo, argento, argenteria, di maestri fiamminghi, ma con le parti figurative che devono ai migliori pittori, Strozzi, Tavarone, del momento. Interscambio, collaborazione in quel caso, ma poi cuoca con l'argento del massimo lusso inserito nel quadro, ma non soltanto quel elemento della sintesi, ma la fattura, l'impasto da Giulio Cesare Procaccini, esagerando la ricchezza del tocco di Procaccini, proprio i ritmi. Questo è l'essenza per me, per me è la coerenza di questa scuola. E qualche altro esempio per non andare troppo avanti. Castiglione, pittore di genere per eccellenza, di una forza, di una sensibilità, di caratterizzazione in questi animali, che supera la pittura dello stesso tipo dei fiamminghi. È ancora più personalizzato, ma giustapposto con figure degne della scultura romana. Infatti un quadro è seguito probabilmente subito dopo il suo rientro a Genova da Roma, tardi anni 30. Elementi rubensiani, questa ombra calda da Poussin, mescolando, appropriando e rendendo coerenti quanti elementi, l'eccellenza caratteristica, ma anche eccellenza di questa scuola. Questa è un'altra sorpresa. Disegno, stesso concetto di mescolare, sintetizzare, si può vedere nella voglia, il successo di certi o di molti dei genovesi del periodo, oltrepassando i soliti confini dei mezzi artistici. Castiglione nei suoi disegni è il massimo caso, che sono olio con pennello su carta, una tecnica che lui ha sviluppato e di cui si è impadronito. Avete visto l'asseretto, certo, di un caravaggismo, di un'intensità di chiaroscuro e di dramma umano, ma con la scioltezza, la larghezza della fattura, informato, radicato su Van Dyck. Non è un caravaggismo semplice. O Valerio Castello, con una luce, movimento, un colore, una tavolozza molto, molto intensa e carica,
ma su una falsa riga che risale ai manieristi non soltanto del tardo manierismo di Giulio Cesare Procaccini, ma dei primi manieristi, fino a Perino del Vaga, Parmigianino e così via. Una sintesi singolare nel caso di Valerio, ma anche altri di questa capacità sintetica, spesso prospettano indietro fino al primo Cinquecento di base e di risultato c'è, in sensi, molti anticipano gli sviluppi più avanzati del secolo dopo. Un'altra caratteristica o qualcosa che deriva da questa sintesi è la scuola genovese del Seicento, barocco genovese, e in tanti momenti anche difficile da definire secondo le solite definizioni, la solita periodizzazione dell'epoca. Valerio da Affrescante, meraviglioso, importante, perché lui fa quella transizione tra quadri riportati, sembianza di quadri incorniciati, sospesi per i soffitti, a un illusionismo carico. Quella tradizione di base della scuola, pensate di Tavarone, ma adesso investito del colore del movimento che sempre falsa riga manierista nei movimenti, complicazioni dei ritmi, ma col colore, luce e movimento, un impatto percettiva degno di un Rubens e così via. Piola, Gregorio. Piola, certo, base in Grechetto e in Valerio Castello, ma più disciplinato, che va verso il barocco più ampio, il pieno barocco dell'Italia centrale. Invece Gregorio dei Ferrari è più sensibile ai correnti manieristi e quella complicazione, quel virtuosismo e quell'espressionismo di Procaccini e di Valerio, e così via. Paolo Girolamo Piola, figlio di Domenico, senso decorativo, quell'ampiezza, quel movimento, ma sempre più disciplinato, lui riuscendo ad integrare un po' di quel classicismo, quel gusto per il più decorativo, ma quel classicismo alla Franceschini. Sintesi che vanno avanti fino al grande Magnasco, di cui c'è una rappresentazione, l'ultima sala della mostra, è ricca della varietà dei suoi soggetti, tutti della qualità massima, e culminando nel trattenimento in albaro cosiddetto, che rispecchia, riferisce, torna Magnasco per molti soggetti, o come interpretava molti soggetti, somiglia nel gusto aneddotico perfino ai De Waal, per non parlare di altre scuole tipo Jacques Callot, le acquaforti di Jacques Callot, ma con una descrizione nelle figure stravagante, ritmi complicati e una ricchezza pittorica che è imprescindibile dalla tradizione della pittoricità più pura e più sensuale, da Procaccini per Grechetto, Strozzi, eccetera. Per dire la coerenza, insomma, questa coerenza c'è, ci sono degli stili, ma in complesso Fano somiglia piuttosto qualcosa della Parigi dell'Ottocento o perfino di New York dell'ultimo secolo, cioè ricchezza di possibilità stilistiche, e il genio sta nel come di combinarli, mescolarli. E la mostra l'abbiamo
disegnato a rispecchiare questa realtà. Grazie.